Sono tante le cose che non ci spieghiamo, eppure dobbiamo conviverci. Viviamo per esempio in un mondo multiculturale ed è giusto favorire l'integrazione. Infatti ieri sono stato dal cinese sotto casa mia ed è bastato poco poi per socializzare quel minimo che serve. Ah, che papà, io non so da, poi capisco perché fanno sta cosa con queste mani. Poi è arrivato pure il giapponese, io tu cremato, so da. E quando è arrivato il senegalese, loro se capivano. Io non lo so come, ma loro se capivano. E allora capisci che siamo noi a dover aiutare loro, perché noi da soli non ci lanciamo. Anzi, facciamo di tutto per non capirci neanche fra di noi. Nel 1993, Cassese, l'allora ministro della funzione pubblica, si domandò quanti capivano quel cacchio che scrivevano i politici. Fece un'indagine, da cui emerse che una circolare interna della pubblica amministrazione era comprensibile solamente per il 20% degli italiani. Ma una semplice circolare del tipo domani chiudemo già non si capiva, figuriamoci un testo di legge. E poi pensate che le cose in 20 anni sono migliorate? No, sono peggiorate. E infatti siamo all'ottobre del 2013 quando noi italiani abbiamo raggiunto il capolavoro. Durante il dibattito in aula per un testo di legge già in fase d'approvazione, l'onorevole Ichino si alza e fa... Io non ci ho capito un cazzo. Chiese allora ai presenti in modo provocatorio se ci fosse qualcuno in grado di spiegarci. Dice, no, io non c'ero, professore, non ho studiato, posso andare in bagno. Nessuno, lo 0%. Stava passando una legge che nessun italiano poteva capire. Come tutte quelle approvate quando Ichino c'ha la febbre dell'arte. Cioè, approvavolo oggi che quel cacacazzi ci sta. Poi politica e banca viaggiano insieme, anche in banca è un macello. Se tu vai in banca e ti perdi il banco, ma te una passeggiata, ma se te perdi la carta di credito, la carta di credito è roba grossa, cala il gelo nella filiale, gli impiegati si guardano, se è persa la carta di credito, si pare di sì. A quel punto loro ti chiamano da parte e fanno venga, venga. La carta di credito non dipende da noi, ma da... Da chi? Da cosa dipende da... Non ho capito. Dipende dal circuito Visa. E ti rimandano a questa entità eterea, incontattabile. Il circuito Visa. Cioè, guardi, adesso arriverà a casa una prima busta anonima, capito? Cioè, sì, ho capito. Non la deve aprire per nessun motivo al mondo, tu giuro, non la deve, giuro, no, non la apro. Là ci sono i codici. Quando le arriva la seconda busta anonima, allora le apre tutte e due, ha capito? Sì, ho capito, cioè, secondo me lei non ha capito, va bene, ho capito. Cioè, guardi, dietro di lei c'è il signore che ha fatto il rinnovo di carta di credito. Se faccia spiegare che lui ha capito meglio di lei, allora tu ti senti un po' rincuorato, ti giri e... A chi c'è, papà, è tutto cromai, lo stai, lo stai. Federico Capponi! Grazie. Dato questa una serata dove i cinesi vanno, vanno di brutto. Selvaggia Lucarelli. Buonasera. Ciao, buonasera Federico. Io trovo che tu abbia faticato un po' troppo all'inizio. Mi hai fatto ridere solo quei forse 30 secondi in cui mi hai parlato delle difficoltà che abbiamo quando dobbiamo appunto chiedere una carta di credito in banca. È vero, quindi, sì, è verissimo. E quindi questo invio delle buste misteriose, questo clima quasi mafioso che hai creato, no, intorno alla busta, non l'aprire. Ecco, io avrei continuato su quella strada lì, anzi avrei proprio fatto tutto il pezzo magari sulla non comunicazione con le banche. Paolo Ruffini. Buonasera Federico. Buonasera Paolo. Allora, io non so se riuscirai a vincere questa trasmissione, ma di una cosa sono sicuro. Secondo me tu di mestiere puoi fare l'attore e puoi fare il comico. Grazie. Andiamo da... Grazie. Per sparigliare un attimo le carte, sì. Andiamo un attimo da Diana del Bufalo che ci sorprenderà. Mi sei piaciuto tantissimo. Ti devo chiedere scusa, perché io di politica non ci capisco una mazza. E quindi purtroppo le prime cose non le ho capite, perché no, sono troppo ignorante per cogliere riferimenti, ovviamente. E però sulla cosa della carta di credito mi sei piaciuto tantissimo. Sei stato molto bravo. Io andrei da Diego Battantuono. Diego, sì o no? Certo, sì, sicuro. Sì, perfetto. Selvaggio Lucarelli. Sì. Sì, grazie. Perfetto, hai superato anche questo scoglio. Ci vediamo al termine, grazie, della puntata.